Ragazzi, questo sarà un video chiacchiericcio, un video che mi è venuto in mente di fare negli ultimi giorni, e mi ha spinto, mi ha dato anche un'ulteriore spinta, un commento di una ragazza con cui, insieme a cui farò questo video. Questa ragazza si chiama Francesca, su YouTube è Il Vero Micionero. Non è un ha un canale piccolissimo. Lei poi diciamo che spesso in alcuni periodi è sparita per dei mesi, poi tornare, eccetera. Ma è una ragazza che adoro perché mi piace molto il suo modo di parlare. Potrebbe fare dei video di 85 minuti, me li guarderei tutti di fila. Anzi, vi dico che a volte sono tornata a vedere anche video vecchi che avevo già visto, per dire. Sappilo, Francesca. Mi è venuto in mente perché mi ha lasciato un commento l'altro giorno. Ha detto: "Guarda, sono da un bel po' che manco. Insomma, è stato un anno un po' di merda. Così e così, sono successe un sacco di cose. Quella mi piacerebbe tornare." Al che le ho proposto, però, gli ho detto in privato per non farla sentire, insomma, in dovere. Ho detto: "Guarda, siccome io avevo intenzione di fare un video che non ho mai fatto, perché da 3 anni che sono su YouTube, non ho mai fatto questo tipo di video. Avevo intenzione di fare un video appunto chiacchiericcio su questo 2014, che per me è stato un anno decisivo. Se ti va, facciamo insieme, mi piacerebbe anche per la scusa di farti tornare, se ti fa piacere." E lei ha accettato. Non so quando andrò online, se andrò online entro il 31, spero di sì, sinceramente, per scaramanzia, insomma, però quello insomma, quando andrà, chi se ne frega. Allora, io adesso è esattamente un anno che vivo a Bologna, un anno è quasi un mese per essere precisi, però diciamo un anno in linea di massima che vivo a Bologna. Devo dire che l'anno scorso, cioè il 2013, è stato veramente, veramente, veramente un anno di merda. È vero, è stato veramente un anno bruttissimo, pieno di periodi, cioè di tanti avvenimenti. Veramente ne mancava solo uno che è più brutto di quello che è stato però qualche anno fa. Se fosse successo nello stesso anno, veramente avrei potuto dire peggio di così, veramente si muore. Però, a distanza di un anno, posso dire che tutte le sfighe, tutte le cose brutte che mi sono capitate nel 2013 si sono rivelate le più grandi fortune che potessi avere. Esempio. Vabbè, una delle cose che mi è successa, anzi, no, andiamoci con ordine. La prima cosa brutta che mi è successa ovviamente è stata perdere il lavoro. Probabilmente, anzi, sicuramente la cosa più brutta perché senza lavoro non si vive, quindi sicuramente è stata la cosa più brutta. È successo esattamente, il mio ultimo giorno di lavoro è stato il 3 o 4, credo il 4 febbraio 2013, se non erro, una cosa del genere. Ma a parte sì, lavorare fino al 4 febbraio non è che l'ho presa all'improvviso. Voi considerate che i mesi precedenti già erano stati di merda perché stipendi non presi, lo stress, quello che significa solo chi ha lavorato gratis, senza prendere stipendi, sa cosa significa lavorare, andare a lavorare, metterci dei soldi per andare a lavorare, non ricevere stipendio e soprattutto sopportare i clienti rompipalle che ogni santo giorno vi dicevano. Ma perché sapevano ovviamente che l'azienda stava fallendo, tutti i problemi che c'erano, più o meno sapevano, perché ovviamente. Ma ogni santo giorno, dalla mattina alla sera, sentirsi dire: "E quando chiudete? Ma non è fallita? Ma quando..." Cioè, non solo già vi rompete i coglioni, scusate, ma ci vuole. Ma in più si doveva sopportare anche questo. E scusatemi, ma gentilezza lì va a farsi benedire, perché col cavolo sfiderei chiunque. Quindi diciamo già però vi dico che probabilmente l'ultimo giorno di lavoro è stato veramente una liberazione da un certo punto di vista, perché almeno non ci rimetto dei soldi per andare a lavorare e almeno non mi devo sopportare più i clienti. Quindi già quello comunque è stato. La beffa è stata che cioè inizialmente diciamo che il mio sindacato. Preferirei non aprire parentesi su queste cose, che è meglio veramente. Che dico solo che la mia rappresentante sindacale, nei giorni di riunioni, quelle più importanti e decisive per quanto riguarda il concordato fallimentare dell'azienda in cui lavoravo, era a Londra a farsi il viaggio di piacere. Ma lasciamo perdere. Comunque, diciamo, mi era stato detto che siccome il supermercato dove lavoravo io era stato acquisito da Ipercop, essendo io un apprendista, i due apprendisti di quel punto vendita saremmo stati i primi ad essere riassunti. Quindi
Motivo per cui non dico che mi sono cullata, no, sugli allori, però diciamo che un minimo di speranza la nutrivo, per cui sì, mandavo curriculum, tutto quello che volete, ma non è che pensassi, cioè non avevo minimamente pensato all'idea di andarmene dalla Sicilia, perché non avevo voglia di trasferirmi. Diciamo che, ma più una voglia fisica, cioè nel senso il pensiero di un altro trasloco dopo aver fatto quello da Palermo a Catania mi pesava come un macigno, quindi non l'avevo fatto. Per cui insomma è finita lì. Un po' mi sono cullata insomma in questa cosa e basta insomma. Il problema qual è stato? Che inizialmente ci hanno promesso questa cosa e così non è stato. Poi ci avevano promesso la cassa integrazione che in teoria agli apprendisti non spettava, ma avevano firmato in questo concordato, insomma, c'era anche la specifica che per i 15 apprendisti che eravamo in tutta la Sicilia, due solo nel punto vendita in cui ero io, ci avrebbero assicurato almeno un anno di. Te che diceva mobilità, che diceva cassa integrazione, comunque almeno un minimo di retribuzione, ecco, visto che noi eravamo gli unici un po' sfigati, no? Alla fine non abbiamo avuto né quello né quello, ma anche questa è stata una fortuna. Il fatto che alla fine hanno riassunto tutti gli altri nel punto vendita in cui ero io, tranne i nuovi due apprendisti, anche questa è stata una fortuna. Perché dico che è stata una fortuna? Perché innanzitutto non mi ha trattenuto in Sicilia, perché a oggi, dopo più di un anno, no, adesso sì, un annetto che ha riaperto il supermercato, sono di nuovo tutti tra mobilità, cassa integrazione a rotazione e cose del genere. Il supermercato va malissimo, ma perché l'hanno fatto andare male in principio, insomma, hanno aspettato troppo tempo per riaprirlo, insomma, robe, storie varie. Ovviamente questa cosa non mi ha trattenuto in Sicilia, non solo. Meno male che non mi hanno dato né cassa integrazione né mobilità, perché praticamente tutti i colleghi che l'hanno invece avuta, a distanza di tempo, si sono ritrovati a dover ridare un sacco di soldi all'INPS, che aveva sbagliato dei conti, insomma, l'hanno pagato in più, cose del genere. Hanno dovuto ridare da chi dai 500 ai 1500 euro indietro. Voi capite che per gente che non prendeva stipendi da mesi, quando ha cominciato a prendere i soldi della cassa integrazione della mobilità, aveva già dei debiti e tutto il resto, quindi sti soldi che ha dovuto restituire sono stati veramente l'ennesima beffa e tutto il resto. Quindi vedete che tutto questo alla fine mi si è c'è andata a favore mia, nel senso che non ho avuto soldi, ma non ne ho avuti neanche da ridare indietro, cioè almeno quello, insomma. E poi il fatto che a luglio 2013, più o meno a fine luglio, abbia chiuso la storia col mio ex, anche quello è stato un altro motivo che non mi ha tenuto in Sicilia. Per quanto mi tenesse relativamente, nel senso che, però capite che insomma è più difficile pensare di andare via così lontano se avete una storia comunque in corso. Io poi che sono a distanza, no, non ce la posso fare. Già ho provato e non, proprio non ce la posso fare. Per cui quando poi mi è arrivata questa telefonata per venire a lavorare qua, anche se è stata una scusa più che altro, perché il vero lavoro è venuto dopo, insomma, sono venuta a Bologna ed è stata veramente la mia più grossa fortuna. Aspettate, controllo la memoria. Ok, ho altri 20 minuti. È stata appunto la mia più grande fortuna che mi ha permesso appunto di decidere nel giro di 4-5 giorni di venire a stare a Bologna. Bologna, io l'ho conosciuta perché appunto mia madre quasi 10 anni fa, adesso non so se sono 8-9 anni circa, si è trasferita qui per lavoro, si è dovuta trasferire qui per lavoro. Mia madre già si è innamorata subito di Bologna, infatti per quanto all'inizio potesse anche far richiesta di trasferimento perché ai tempi c'era ancora mia nonna. La mia nonnina, diciamo con la 104 avrebbe potuto chiedere il trasferimento. In realtà, non l'ha fatto perché appunto si trova troppo bene e ha deciso di stabilirsi qua. E quindi ogni tanto, una, a volte 2 volte l'anno, ho iniziato a venirla a trovare qua. E ogni volta che venivo, mi innamoravo sempre di più di questa città. Mi è piaciuta dall'inizio, la prima volta che ci ho messo piede, e ogni volta, soprattutto quando mi sono fermata per qualche giorno in più, vi devo dire che tornare in Sicilia era sempre più traumatico. Traumatico perché, uno, perché mi piace la città, ma anche la Sicilia è bella, assolutamente. Ma perché c'erano delle piccole cose banali, i trasporti che funzionano, no? Cioè, non è che funziona alla perfezione, anche perché poi quando abitate qua, a un certo punto i 5 minuti di ritardo vi danno un fastidio tremendo. Roba che veramente, cioè, se penso che ho aspettato si dice così, 108 a Palermo un'ora e mezza, a pensarci adesso, lamentarsi per 5 minuti di ritardo è veramente folle. Ma per dire, no, anche queste cose banali.
E quindi ogni volta che tornavo giù mi dava sempre più fastidio, tutto quello che non funzionava, tutto, cioè sempre di più, sempre di più. Adesso proprio non, veramente, credetemi, non ci tornerei mai a vivere in Sicilia. Non lo sopporterei, soprattutto dopo che io sono stata 9 mesi in Sicilia disoccupata, mai in vita mia, io ho sempre lavorato, dall'età di 16 anni ho iniziato a lavorare, d'estate lavoravo, d'inverno studiavo, non mi è mai mancato il lavoro. Tutt'oggi resto convinta che chi vuole lavorare lavora, perché io, cioè, veramente ho fatto di tutto, dalla cameriera ai tavoli, cameriera d'albergo, a pulire cesse e tutto il resto. Rimango convinta del fatto che chi vuole lavorare lavora. Vabbè, sì, per carità, per alcune cose è difficile, ci sono varie complicazioni, eccetera, però in linea di massima, insomma. Quindi quei 9 mesi da disoccupata da me sono passati tantissimo, tantissimo su tanti aspetti, sull'autostima, infatti sono ingrassata, vabbè, cioè, lì ci ha messo anche del suo, il mio ex, lasciamo perdere. Insomma, sulla mia autostima, se proprio come mi sentivo io, quindi, perché in 9 mesi non è fattibile che non mi chiami nessuno per fare un colloquio, cioè mi hanno chiamato solo una volta, tempo di cercare su internet, capire che si trattava dell'ennesimo venditore porta a porta, non mi sono neanche presentato, ovviamente. E quindi, insomma, ho lasciato, cioè proprio veramente, quando ho messo piede a Bologna, all'inizio per questo lavoretto da pacchettista da limoni, ho cominciato a lasciare curriculum direttamente qua e io ho fatto un colloquio a settimana, mediamente. Mi sono ritrovata a rifiutare dei lavori. Quindi, insomma, ancora di più mi dà fastidio tutt'oggi pensare a quello che ho passato in Sicilia, cioè veramente non ci tornerei mai più. Perché parliamoci chiaro, cioè, ma quando mai avrei trovato un lavoro in un negozio di una catena? In Sicilia tramite agenzia interinale, ma dove? Ma dove? Cioè, solo chi abita al sud può capire, veramente. Cioè, io qua veramente sono, alla fine sì, ho cominciato con l'agenzia interinale, poi sono piaciuta e mi hanno tenuto come direttamente assunta dal negozio, insomma, a tempo determinato, ma purtroppo un altro paio di maniche. Però, insomma, adesso, il 2 gennaio sarà esattamente un anno che lavoro in questo negozio e mi trovo benissimo. Ci sono i problemi, ma che ci possono essere in qualsiasi altro negozio, ma io mi trovo veramente alla grande, non mi lamento. Anzi, vi dico che preferirei, piuttosto mettere la firma per un lavoro a tempo indeterminato, in questo negozio, piuttosto che in una profumeria. Cioè, lo dico sinceramente. Così la profumeria la lascio come, cioè, il make-up in generale, lascio come passione, che poi su YouTube posso anche esplicitare e guadagnarci anche qualcosina, perché no? Però appunto non è la stessa cosa lavorare in profumeria. Al massimo, ecco, potrei accettare solo di lavorare da MAC, a costo purtroppo di dover chiudere il canale, ahimè. Però ecco, quello sarebbe probabilmente l'unico posto per cui veramente lascerei tutto, ma altri posti proprio no, mi dispiace. E quindi adesso siamo qua, è finito questo mese, quest'anno. Sì, stavo dimenticando una delle cose sicuramente più importanti. Sì, adesso sto con questo ragazzo da adesso quasi un anno praticamente. Molte mi scrivono spesso: ah, da quando stai a Bologna stai solare, di questo ragazzo, ce lo conosci, bla bla bla. Non crediate che siano tutte rose e fiori, ma del resto niente lo è. Però sì, sicuramente è stata anche una grossa spinta emotiva da tutti, cioè il lavoro comunque prima di tutto, proprio lo dico sinceramente, perché il lavoro vi fa vivere, fa sentire vivi, avere dei soldi da spendere per passarsi uno sfizio, cioè è una gran cosa. Avere soldi, con chi spendere questi soldi è sicuramente una cosa. Ma perché banalmente, per esempio, il mio ex, vi giuro, in 2 anni e mezzo a Catania non ho visto un cazzo. Cioè, mi sono rimaste, ecco, questa cosa proprio la porto con rancore qui, perché io volevo fare due cose che mi sono rimaste qua a Catania, ed erano una l'escursione ai crateri sommitali dell'Etna e l'altra era andare alle gole dell'Alcantara, Alcantara, non mi ricordo mai come si, qua gli alberi intanto si imbiancano, come si chiama. Allora, diciamo che sì, io non lavoravo, non navigavo sicuramente nell'oro. Neanche il mio ex, per carità ai tempi, fatto sta che io non mi permettevo assolutamente di vietargli qualcosa, perché lui è appassionato di moto, quindi l'uscita in moto assolutamente no, uscite per le quali servivano dei soldi. Però, insomma, quando io accennavo a questa cosa, non ce ne sono soldi, come se ci volessero chissà quali cifre enormi, ma proprio la cosa che non c'era neanche,
Mi è rimasta la rabbia, sapete perché? Perché circa io per un periodo l'ho avuto ancora tra gli amici, anche quando è finita la storia. Perché tipo una settimana dopo ho visto le foto su Facebook che era andato sull'Etna con suo fratello e 2 settimane dopo si era fatto l'escursione alle gole dell'Alcantara con la bicicletta. Quindi cioè, questa cosa proprio mi è rimasta qua. E quindi cioè, molto banalmente anche questa cosa un po' mi ha... Mentre con il mio attuale ragazzo cioè, ho fatto un sacco di cose in questa... Cioè anche mangiare fuori... Cioè ci vogliono sì dei soldi per mangiare fuori, però cioè, sono delle cose cioè, piuttosto veramente una paletta in meno, dei trucchi in meno, ma andarsi a mangiare qualcosa al ristorante, poi non ha sempre molto low cost, quindi non vi immaginate chissà che cosa, oppure andare alle terme o andare a Firenze, insomma queste piccole cose, non è il fatto di spendere dei soldi per andare lì, è il fatto proprio di fare delle cose insieme a qualcuno, che è una cosa a cui non ero abituata, quindi per me già questa è una novità, insomma. E quindi, insomma, io non posso che essere contenta del 2014, non, forse per la prima volta non mi posso lamentare. Non dico che sia stato un anno perfetto, anzi, perfetto non lo sarà mai, però sicuramente è stato un anno positivo. E devo dire che Paolo Fox ci ha preso di brutto. Vi giuro, io evito di leggere l'oroscopo di Paolo Fox, perché per quanto riguarda il mio segno zodiacale, che ci crediate o meno, non ha sbagliato mai niente e mi fa venire la pelle d'oca a pensarci, perché a partire già dal 2013 che mia madre mi ha detto: ma lo sai che Paolo Fox ha detto così e così e così e così e sta, ma non a livello che cose generiche, ha parlato proprio nello specifico di trasferimento, di nuovi lavori, nello specifico con me ci ha preso in pieno. Ovviamente non può valere per tutti i nati della Vergine della seconda decade, di quello della casa di chissà che cosa, adesso non ne capisco tantissimo, ma con me ci ha preso di brutto veramente, cioè veramente da pelle d'oca, e io evito di leggerlo perché non per farmi spesso, a volte mi capita di leggerlo dopo, io voglio vedere se ci ha preso, e vi giuro che con me ci prende sempre, quindi non lo leggo prima perché non voglio sapere quello che mi succederà, solo per quello, ma vi giuro che con me ci prende di brutto. E basta, non so, non ho neanche visto l'oroscopo 2015, però quello forse lo voglio vedere, sono veramente curiosa, e spero che possa essere meglio di questo. No, mi accontenterei anche di un 2015 come questo, ecco, non pretendo, non ho mai preteso tanto dalla vita, insomma, questo ho avuto. Auguro a... Non odio le frasi fa, auguro a tutti voi il meglio, quello che desiderate, però mi stanno qua queste cose, cioè sono proprio la classica persona che non è in grado di consolare nessuno, perché cioè, quella che sta piangendo perché si è lasciato col ragazzo, io odio sentirmi dire dai vedrai che si apre, si chiude una porta e si apre un portone e cose del genere, quindi sono la prima persona a non dirle, però vabbè, ci sta, dico, spero che per chi è stato, mi vengono in mente delle persone che spesso mi scrivono tipo Inkbot, che so che non ha avuto un bell'anno, ma insomma anche altre persone, e anche in questo caso Francesca con cui sto facendo questo video. Spero che vi sia di buon auspicio, di buon augurio la mia positività, e spero di continuare a trasmetterla, perché se andate a guardare dei video miei del 2013 vedrete un'altra persona. Io non riesco a guardarmi perché vedo un video girato nella vecchia casa e mi viene l'angoscia, non ce la posso fare a guardarmi, a parte che una faccia così, ma lasciamo perdere. Basta, mi sa che sto finendo anche la memoria nella scheda, ci vediamo al prossimo video e... Mi sa che questo sarà l'ultimo video dell'anno davvero, quindi alla prossima, un bacione!